Bella a tutti, folle, bentornati su Darkfolle Channel con un nuovo video sui Mineplex per fare Minecraft Team Deathmatch. Quest'oggi sto andando ad usare la classe, quella del mago, con la skill Inferno 5 e la Fire Blast 5. E praticamente, ragazzi, sono da solo perché Metano ovviamente non c'era, guarda caso. E comunque in questi giorni mi sto abbastanza appassionando a questa modalità, dato che con la classe del mago riesco a fare quasi a eliminare tutti i team nemico da solo. Quindi ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un like se volete che continui questa serie. E vi pongo anche una domanda, ovvero se volete che faccia gli episodi di Minecraft Team Deathmatch più corti, oppure li volete sempre di 10 minuti. Cioè, decidete voi in base ai commenti che mi date, deciderò cosa fare. Comunque, già siamo 4 contro 5 perché uno dei nostri è quittato, ovvero uscito dalla partita. Qua sta arrivando uno, tiriamogli la bomba e incendiamo tutti. Così, ok. Poi sto prendendo fuoco, prendiamo la bottiglietta. Cerchiamo di seguire i nostri che stanno scappando qua sopra. Magari dall'alto riesco a combinare qualcosa di interessante. Quindi tiriamo una palla di fuoco lì. Come vedete col tasto destro ho una specie di lanciafiamme, ragazzi, che incendio tutti. E direi di tirare proprio una bella pallina lì. Ok, tenti, faccio le kill senza toccare il nemico. Ancora non ho ammazzato neanche uno. Vediamo dove sono tutti. No, qui è salito uno. Che abilità ha questo? Ok, è morto con danno da caduta. Tiriamo lì una palla là sul ponte. Boom, beccati tutti e due. Mandiamoci delle zuppette che, per chi non lo sapesse, fanno rigenerare la salute più velocemente. Comunque, allora, dobbiamo ammazzare noi blu, esatto. Direi di scendere perché è una cosa abbastanza lezzina di stare qua sopra. Proviamo a tirare la palla in faccia a quello, perfetto. E vediamo se dobbiamo arrivare allo scontro corpo a corpo. Chi, perché sto prendendo fuoco? Chi è che mi ha attaccato? Chi è il lezzo che mi ha attaccato? C'è lo stronzo là sopra, ok. Vai, ok, l'ho preso con la palla, scappiamo. Allora, siamo rimasti in 3 contro 4. C'è quello che continua a tirare palle di fuoco. Cioè, a tirare la mega skill lanciafiamme, non mi ricordo ancora il nome, ragazzi, quindi scusate. Qui ci sono 3, eh. Ok, ora cerchiamo. Triplo colpo, perfetto. Ok, rincendiamolo. Andiamo corpo a corpo, corpo a corpo. Ammazzato, ok. Ora tocca a lui. No, no, no. La mega cosa, bruciamolo. No, no, ragazzi, devo scappare perché non ho abbastanza salute. Cavolo, mi ha ammazzato. No, 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 no. Ok, ragazzi, eccoci qui in questa seconda partita. Veramente quella di prima è andata abbastanza male perché ho perso. Però l'unico che ha fatto il kill ero io. Ovviamente ne ho fatte due e la squadra ne ha fatte 0. Vediamo, adesso dobbiamo ammazzare quelli col nome rosso. Direi di salire qua sopra dove c'è... Come si chiama? Dove c'è questa cosa, non mi viene il nome. Ovviamente ogni volta non me lo ricordo. Anche l'altra volta quando stavo facendo il SG non mi ricordavo il nome. Del mulino. Un mulino? Possibile che sia mulino, non lo so. Allora, qui non si sale, perfetto. Sì, perfetto. Là ci sono i nemici. Proviamo a tirare così un colpo di palla da fuoco random. Qua sopra già ci sono due nemici. Ok, abbiamo di nuovo la palla da fuoco carica. Adesso facciamo così. Mi ha beccato. Vai, andiamole a prendere. Vedete, questa mappa è abbastanza lezzina perché c'è la gente che si mette a camperare qua sopra e poi non si può fare più nulla. Vai, palla di fuoco, boom. Facciamogli fare il volo. Questo qua è il kill. L'ho ammazzato, perfetto. Qui c'è un altro. Mazza, prendiamo qui la pozza. Mangiamo tutte le zuppe. Ciao amico. Era lui quello che mi ha tirato la cosa. La nuova caduta è seconda kill. Ragazzi, questo kit è fantastico, ve lo consiglio di farlo, tanto non ho dovuto spendere neanche tanto per farlo, quindi è abbastanza buono. Allora, rimangono, noi siamo rimasti in 5, però non è morto nessuno dei nostri, mandiamoci questa zuppa. E sono rimasti altri 3 nemici da sconfiggere. Dove sono? Allora, hanno il nome rosso, ok, sono qui, sto inseguendo il mio amico. Vai, non l'ho preso, beccato il mio compagno di squadra probabilmente. Incendiamoli tutti. Vediamo. So qua che cosa vuole fare. Sto picchiando abbastanza. Vediamo se in acqua funziona. No, forse non gli toglie nulla, non lo so. Quindi chi si butta in acqua, possiamo dire, è quasi immune all'effetto della mia cosa. Comunque ne ho ammazzato un altro, già siamo a 3. Voglio fare l'ace, proviamo a ammazzarli tutti. No, là sotto c'è uno, lo vogliono ammazzare. No, 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 è mia la kill. Lo formi la quadra. Allora, se non ricordo male, in questa mappa l'uscita dalla montagna deve essere dall'altro lato. Che sto facendo parkour così, non lo so. Allora, dovrebbe essere uscito di là.
Sì, esatto, è lì sotto. Sta salendo, vediamo se riesco ad anticiparlo con la palla. No, troppo in alto. Togliamo di qua, togliamo di qua. Dove sta salendo, cavolo? Dai, vediamo un salito sul mulino. Come si fa? Allora, è messo qua sopra, prova a tirargli il fuoco. Dove sta andando? Oddio. No, sono caduto, mi sono fatto malissimo. Che mi sono tolto più che gli altri. Vai, la kill è mia. L'ho ammazzato? L'ho ammazzato io. Oh, mi sono fatto la quadra, ragazzi. La quadra. E poi me l'hanno fregato uno, vabbè. Allora, questa classe l'amo, ragazzi. Se avete altri consigli per questa classe, scrivetelo qui sotto nei commenti. Comunque, come vedete, faccio anche un bel po' di gemme. Dato che ho fatto 4 kill, mi ha dato 16 gemme. 10 gemme per la partecipazione, 10 gemme per la prima cosa. Quindi già abbastanza carina. Vediamo se droppiamo qualcosa. 7 Bat Blaster Ammo, droppato, perfetto. Ok, ragazzi, eccoci qui in questa, penso, terza e ultima partitozza di oggi. Buttiamoci giù. Ok. Allora, cerchiamo di fare altre kill, anche se penso che quelle di prima erano le navi, i nemici. Non penso che sono io così pro, almeno spero, perché sono davvero semplice essere pro in questa modalità. Basta usare la classe del mago, chiunque riesce a fare qualche kill. Comunque, non so se ancora si può potenziare ancora di più questa classe, dato che ho sprecato quasi tutte le cose in queste due skill, ovvero quella del lanciafiamme con la spada e quella della palla di fuoco, va bene. Quindi, attaccarli da sopra, dato che non se l'aspettano. Incendiamoli tutti. Qui incendiamo. No, 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 cavolo. Mi sono incendiato da solo, ragazzi, sono un genio. Lo so. Allora, chi devo ammazzare? Ah, cavolo, ho tirato la palla di fuoco ai miei compagni. Bene. Andiamo qui. Appena salgono là sopra, io gli tiro questa bella palla. Bam. E questo lo incendiamo, perfetto. No, 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 no. Ho bisogno di mangiare. Tirato giù. Prendiamogli una palla. No, sto bruciando, sto bruciando. No, qua non funziona, ragazzi. C'è troppa acqua. C'è davvero troppa acqua. Aiutami, aiutatemi, sono qua, ci muoio malissimo. Quanta vita ha questo? Ok, t'ho ammazzato. Allora, siamo rimasti. Oh, è rimasto l'ultimo. Lauturo Devo. Dov'è? Ah, è camperato al loro spawn, là sopra. Perché bruci? Perché? È mia quella kill, è inutile. Tenti di bruciarmi. Ah, quello si sta suicidando. What? No, ho tirato la palla troppo in alto. Come facciamo a salire al loro spawn, dato che i blocchi non si possono rompere? No, non mi dire che vuole fare lezzino camperone. No, di qua non si sale. Cerco di bruciarlo così, ma non penso funzi. Mazza. Se la fa lui la kill, ovviamente. Perché ha la skill per poter saltare di sopra. Penso. Almeno, spero per lui. Qui non si può fare nulla. A parte... Ok, niente, abbiamo vinto, perfetto. Ok, ragazzuoli, possiamo credo finire qui il video, già abbiamo combinato abbastanza, quindi se volete che continui questa serie vi ricordo sempre di lasciare un like, di commentare se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi, e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!